Ma tu quant'è che viene a Stromboli? Io? Dall'84. Ma di queste cose che è successo in questi giorni le hai viste in questi anni? Oleo, l'abbiamo vista non una volta, migliaia di volte. E ora che invece che è cambiato? Oleo, sono le cose che il vulcano fa. Ma dico, tutto sta all'allarmismo, dico, è giustificato? Ah, non lo so, praticamente questo allarmismo, io non lo capisco, non lo so, io non sono vulcanologo, non sono esperto, ma Stromboli, tu lo sai meglio, tu sei strombolano, io si può dire che sono pure io strombolano, non sono nato qui, però sono 40 anni, ma io ne ho viste tante di queste cose qua, ne ho viste tante, anche più peggio. Quello del 2019 veramente faceva paura, era una cosa che noi non avevamo mai visto. Eppure, mica hanno fatto la zona rossa, non l'hanno fatta. Ora se la zona rossa, stanno distruggendo l'economia delle isole Eolie, di Stromboli in particolare. La gente non li fanno sbarcare, le barche di porto li fanno venire. Tu sei un imprenditore? Sono un imprenditore. Come va in questi giorni? Che devo andare o no? C'è bisogno che me lo dici. Zero. Zero. Posso mantenere nati 10 giorni. Dopodiché ci dico i miei dipendenti, arrivederci. Ma come si fa? È dura, ragazzi, è dura. Non è facile, Leo, non è facile. Avere dipendenti sulle spalle, stipendi, pagare affitti, pagare questo, pagare l'altro, e senza lavorare come si fa? Si aspetta questi mesi qua per lavorare, cazzo. Si aspetta questi mesi qua. Non è che siamo in inverno. In inverno ci ancimo con un occhio. Vabbè, ma d'estate, ragazzi, d'estate siamo organizzati per dare un servizio. Con le attività. Aspettiamo i turisti. Per farci un inverno tranquillo. Io non lo so se continua così l'inverno come lo passiamo. Io non lo so. Io mi auguro che le cose cambino. Io spero che oggi c'è la riunione a mezzogiorno, diranno qualcosa di buono. La zona rossa la devono togliere. È un vulcano, è una vita che fa questo Stromboli, lo conosciamo, io penso, poi ti ripeto, non sono vulcanologo, io non sono un vulcano, però io spero che la cosa finisca il più presto possibile, altrimenti è dura, per me e per tutti, per tutta l'isola. Ecco. Auguriamoci bene.